Ci troviamo a Conselve, in piazza 20 settembre. Sono il papà di Fabrizia. Questo lavoro ho iniziato subito da ragazzo, da 15 anni. Questa attività faceva anche mio padre e non solo, anche i nonni. Dunque si tratta di oltre un centenario dall'inizio di questa attività. E mi ricordo che da ragazzo sono andato a scuola solo fino alla quinta elementare e poi mi sono messo su per lavoro. Andavo in giro a vendere il pane con la bici. Allora a quei anni c'era 1 metro o 2 di neve. Dovevo fermarmi, prendere il pane e metterlo su un sacco e lo mettevo in spalla e andavo dentro palestradelle a piedi. E dunque erano anni molto difficili, anche perché la gente non aveva soldi, comprava il pane, ma non avendo soldi dovevo scriverle su un libretto. L'80% delle persone pagavano una volta all'anno, quando andavano a raccogliere il frumento. Quando avevo un carico pieno, lo portavo al mulino, il quale mulino poi mi dava la farina per fare il pane. Erano cose così, proprio fra poveri, però ci si aiutava. E dopo, per quanto riguarda il lavoro, una volta, ancora mio padre, io ero ragazzo, il forno era a legna. Non avendo tanti soldi per comprare la legna, perfino andava su dei fossi che c'erano gli spini. Mio padre le prendeva in mano e le metteva dentro e dava fuoco per cucinare il suolo del forno a legna e cucinare il pane. C'era una steca di legno, larga 10 cm, lunga 3 metri. Usavano una volta pane e biscotto, c'era l'anziano della famiglia, lo prendeva in consegna e la mattina ne dava uno, ognuno, con un po' di latte e quella era la merenda e basta. Non si poteva mangiarne due pani, tre pani, uno e basta. Era un lusso mangiare il pane una volta. Una cosa proprio, era sempre, si mangiava sempre polenta. Allora sono stato 4 anni, un paese vicino qua, a 4 km, ad Arre, in affitto. Trascorsi 4 anni, sono venuto a Conselve e ho acquistato questo posto. Parliamo degli anni 72 che sono entrato per conto mio. Dopo altri 20 anni, dal 72 fino a circa 92, con fando 80 ore settimanali, 40 ore da mia moglie e senza andare a nessun divertimento, siamo riusciti a pagare tutti i debiti. A quel punto ho chiesto a mia figlia che veniva ogni domenica e suo marito, volete prendere voi il forno anziché ho deciso di darlo via? Hanno detto sì, proviamo, hanno provato, è piaciuto e loro si sono sostituiti a me. Io ho cercato all'inizio di insegnare, poi addirittura mi hanno superato perché adesso non era come una volta, bastava due tipi di pane, adesso ce ne vogliono 15-16 perché le esigenze sono diverse. Allora, io sono Fabrizia, la figlia di Silvano, e dall'88 con mio marito abbiamo cominciato ad affiancarci ai miei genitori per imparare, perché io comunque sono nata in un panificio, sapevo già destreggiarmi, però per quanto riguarda la vendita soprattutto, ma per la produzione mio marito ha dovuto imparare da zero. Allora, per 2 anni con mio papà ha imparato e non pensavo che mio marito amasse così questo lavoro. L'ha preso proprio bene. Ogni giorno è una grande soddisfazione e è anche una sorpresa perché quando ho iniziato non mi aspettavo di avere una crescita così.
Questo è un lavoro appunto artigiano, c'è la fantasia e ogni giorno ti fa scoprire nuove cose e dopo devi essere molto attento anche alle esigenze del mercato e devi sempre essere efficiente e presente. Sì, le farine sono cambiate rispetto a 50 anni fa perché i grandi mulini fanno dei tagli, in più aggiungono per rendere le farine più lavorabili o per fare riuscire meglio il pane, aggiungono il glutine. Questo fa sì che le farine possono dare dei problemi. In più sono troppo raffinate e questo non va bene. Noi come panificio artigianale ci stiamo documentando in questo e abbiamo iniziato da qualche tempo a produrre del pane con delle farine biologiche macinate a pietra e così si mantengono i nutrienti che sono molto importanti per darci tutte quelle sostanze di cui noi abbiamo bisogno. Per diversi anni siamo passati a produrre per il cliente la varietà. Adesso invece dobbiamo fare un passo indietro e cercare la qualità, cioè mangiare meno ma meglio. Però devo dire adesso noi siamo arrivati in un momento della nostra vita in cui avremmo anche noi bisogno che ci fosse un ricambio di generazione. È una ricchezza che è stata tramandata appunto dalle generazioni e che adesso io questa ricchezza ce l'ho. E dove andrà a finire? Si tratta di una ricchezza che andrà persa, però c'è un però. Noi abbiamo da un mese a sta parte un apprendista e è un ragazzo che viene dalla scuola alberghiera e devo dire che ci sta dando soddisfazione. Allora io ho detto, se noi riusciamo a trovare la persona giusta che si affianchi a noi nel lavoro e lo faccia con passione, possiamo questa nostra esperienza darla a lui in modo che non vengano perse questa nostra ricchezza, questi saperi, queste conoscenze. Questo è molto importante.